Oggi facciamo una ricetta veramente incredibile. Orecchiette con i broccoli. Una cosa importante, controllate il tempo di cottura. In questo caso qui sono delle orecchiette secche e ci vogliono circa 14 minuti di cottura, quindi i fiori converrà metterli dopo che abbiamo messo la pasta. Intanto andiamo a pulire, cioè a togliere questa parte più dura, così. Queste qui non è che le buttiamo via noi, ora noi le affettiamo finemente. Ecco, abbiamo tagliato a pezzettini, ecco qua, nell'acqua. A questo punto possiamo coprire, così in poco tempo arriva a bollore. E direi di, per questa quantità di broccoli, questi sono circa 6 etti, facciamo 2 etti e mezzo di pasta. Saliamo, ecco l'acqua bolle, ecco, mettiamo le orecchiette. Dividiamo un po', stiamo facendo attenzione un pochino le cimette, così possiamo, è un lavoro questo, possiamo fare tranquillamente a mano. Quindi sono passati circa un paio di minuti da quando abbiamo messo le nostre orecchiette e quindi ora mettiamo i broccoli. Ora conviene coprire nuovamente in modo tale che possa riprendere tranquillamente il bollore. Controlliamo la nostra pasta. Perfetto. Non serve più neanche tenere coperto. A questo punto passiamo alla padella dove salteremo le nostre orecchiette. Accendiamo il fuoco con un bel giro d'olio e andiamo a mettere dei filetti di acciuga. L'olio è buonissimo. Un paio di spicchi di aglio. Andiamo a mettere il primo in modo tale che si possa insaporire bene. Ecco, come vedete ho tagliato tutto in modo molto grossolano, ma qui decidete voi come farlo. Rimettiamo sul fuoco, è arrivato il momento di scolare la nostra pasta, facendo attenzione. Guardate che bellezza sono questi fiori di broccolo. Vedete, l'acciuga praticamente si è sciolta. Andiamo a prendere il parmigiano, ne mettiamo intanto un po' direttamente qui in padella, fate mantecare bene. E ora bisogna solamente assaggiare per sentire se la quantità di sale è corretta. È buonissima. Un giro d'olio a crudo e, se vogliamo, un po' di peperoncino. Le nostre orecchiette con i broccoli.